Chi siete? Allora, chi vi ha fatto entrare? Chi siete? Esatto. Beh, allora, intanto non ci siamo presentati. Comunque, sì. Io sono Alessandro, detto Ferra, esatto. E io sono Nicolò, detto Nick, semplicemente. Quindi, e, diciamo, siamo due dei tre membri di Villa Delfina, che, ma, diciamo, è un collettivo. Sì. Casereccio. Molto casereccio. E appena nato, proprio sarà qualche mese. E diciamo che Gincana è il nostro primo, la nostra prima cosa che facciamo insieme, ma insomma vorremmo fare produzioni artistiche o artigianali che non sono solo videogiochi, ma anche altre cose. Cioè, noi siamo nati come, diciamo, visual designer, sia esatto. Io che Alessandro, che l'altro membro che è Marcello. E, però quindi facciamo anche illustrazioni, animazioni, cose del genere. E musica, soprattutto Ferra, e però diciamo che ci siamo presi bene col fare un micro videogioco come questo e quindi diciamo questo è il nostro per adesso, il nostro biglietto da visita, esatto. La nostra cosa che vogliamo un po' portare in giro, perché ne siamo molto fieri di come è uscito. Sai, guarda, ci gioco online perché è più comodo da grabbare. Ok, va bene, sì, c'è un qualche glitchino audio online, però totalmente giocabile, sì. E quanti anni avete? Di giochi? No, quanti anni avete? Quanti anni avete? Io ne ho 27. Io ho 26, a breve 27. Sì. Siamo, diciamo, di questa generazione qua. E giusto per capirci, voi verrete a Zona Warpa, perché sì. Assolutamente. Sì, assolutamente. Porteremo appunto Gincana e insomma daremo una mano anche a, se c'è bisogno, organizzare, cioè fare cose per la data di Milano, visto che noi siamo fissi qua. E no, ci gasa assolutamente, esatto. L'iniziativa. Poi insomma, pensiamo sia una figata poter partecipare e anche vedere cosa portano gli altri, insomma. Tra l'altro, scusami, a proposito di Zona Warpa, dimenticavo un dettaglio, ma l'altro giorno mi hanno intervistato i ragazzi di Gaming Wildlife e il video non ve lo sto a far vedere adesso perché è una chiacchierata di 1 ora e 10, ma ve lo linko in chat perché è un racconto molto valido di quello che è successo con sul fronte della Zona Warpa e su come mai l'abbiamo creata e impostata nel modo in cui è impostata. Ma ora parliamo di Gincana, perché io sono sbalordito dal fatto che il vostro primo gioco sia così pulito. Cioè, è ottimo. È un bel game design, è una bella idea, ma anche, cioè, nella sua semplicità, i valori di produzione sono eccellenti. Chi ha fatto la grafica? Ah, la grafica l'ho fatta io, sì, principalmente. Sì. Chi ha fatto la musica? Io, Ferra. Molto bene. Chi ha fatto il game design? Sempre io, mi ha un po' aiutato Matteo Pozzi su certe robe che Fabio conosce. Beh, Matteo Pozzi è un pezzo di We Are Muesli, uno dei membri dello studio, ed è... Vabbè, io e Matteo abbiamo lavorato insieme su Cicori, su un sacco di cose, gli voglio benissimo, è molto in gamba. E loro fanno anche una scuola di game design, sì, qua. Sì, assolutamente. Insegnano al primo anno del corso di game product, game design si chiama forse in SAE, in cui anch'io tra l'altro ho fatto il tutor per un anno, quindi tante robe tra l'altro che, diciamo, ho applicato a questo gioco in termini di game programming e cose del genere, le ho imparate insegnandole, tra virgolette, in SAE, quindi... E anche grazie a quel percorso lì che ho potuto fare questa roba qua. Però sì, no, è grande che hai sbloccato difficile. Certo. Madonna. Subito è difficile. No, allora sì, cioè, tanto grazie per sapere che appunto a qualcuno, diciamo, pensa che potrebbe essere un gioco vero, ecco. Esatto. Ma è già un grande risultato. Il fatto per è che noi. È un gioco vero. Occhio che stai tirando la webcam. Scusa. Anzi, risistemala. È successo un Dutch tilt. Ok.
Mi sto ammazzando. E l'unica cosa che ci hanno detto, che un po' magari andrebbe un po' andrebbe aggiustata, è forse la resa dei comandi da controller. Aspetta. Sì, a me piace invece, devo dire. Sì. Io qua però posso posso fare Quinoa. Sì, vediamo se te l'accetta. Se non mi accetta Quinoa, me la prendo direttamente con voi che siete e no. È un dizionario italianissimo, quindi... E allora vi dico guano. Guano, guano è una bellissima parola. Sì. Quinoa era molto bello, Quinoa era molto molto bello. 10 punti, eh. Sì, sì, non è male. E in base a cosa viene assegnato il punteggio? Allora, di base c'è, diciamo, ho proprio copiato le regole dello scarabeo, certo, quello da tavolo, nel senso che a ogni lettera è associato un punteggio, che poi è un po' modificato rispetto alle esigenze di un gioco single player. E poi ci sono vari bonus, cioè c'è un bonus dato dalla lunghezza della parola, quindi certo, se fai una parola più lunga di 6 lettere, dai 6 lettere in su, credo ti dà, diciamo, bonus in crescendo. E poi ovviamente ci sono lettere che valgono un casino, tipo la Q, la X, no, la X non c'è nella quelle un po' meno italiana, comuni comunque nella lingua, esatto, italiana. Esatto, come nello scarabeo, la H, eccetera. E sì, un po' questo. E forse un'altra cosa che ci hanno detto che, diciamo, si potrebbe implementare in futuro è che le mappe da scendere alla fine sono sempre quelle tre, quindi... Sì, beh, si potrebbe... EGPUE, questa è dura, eh? Però hai sbloccato il jolly questa sì, volta. Esatto. Allora, adesso io scrivo Poiesi. Se Poiesi dai, non c'è sì. Se non c'è Poiesi, io vi caccio di casa, dico, boh, basta, scusate, siamo sbagliati, gioco di merda, non... Poiesi. Poiesi è nel dizionario. E che cazzo. Ah, te la devi prendere con il tizio che ha messo su GitHub quintali di dizionari per giochi. Che... Quanto ci avete messo a svilupparlo? Allora, abbiamo iniziato ad agosto dell'anno scorso. Quindi... Sì, 4 mesi. Sì, 4-5 mesi. Sì, sì, sì. È veramente, veramente, veramente molto, molto bello. Grazie. Come siamo felici. Esatto. Tra l'altro ha una cioè col fatto che si può giocare in 4, ha quella componente party game. Assolutamente. Infatti perché... noi abbiamo anche il giorno del lancio, diciamo così, abbiamo invitato dei nostri amici a casa. Un gincana party, e alla fine c'è stato, diciamo, già vedere i tuoi amici che effettivamente si stavano divertendo, era un bel... Beh, ma noi viviamo per il divertimento, nel senso, cioè a me piace intrattenere la gente, e se fai un gioco come questo, chiaramente... Ulla, bene. Sì, non ho preso... Posso scrivere dei cognomi slavi con... però ho il jolly. Hai il jolly. Allora, qua poi, secondo me, una roba, diciamo, una dinamica emergente che a me è piaciuta molto nel vedere la gente giocare è che la gente ti... Cioè, anche se giochi contro di loro, comunque ti suggeriscono le parole da fare. Quindi certo. Se la chat ha parole da fare, se non sono troppo in ritardo, forse. No, voglio metterla... Ah, perfetto, quindi... Ah, è molto bello che quando sbagli rimettete le lettere in fila. Non so se è un'idea vostra, se ve l'ha fatto notare Matteo... Ma questo è un dettaglio Nintendo, è un dettaglio di UX, di user experience notevole. In realtà, allora, quando è successo ci è piaciuto, però è venuto in automatico, nel senso che le lettere che sono lì dentro, tipo, diciamo, il computer, il calcolatore le prende in ordine e dice, ok, tu vai, torna indietro. Però ci sembra molto, appunto, fluire bene nell'esperienza. Sì, sì. Perché così se sbagli poi hai...
Infatti, scusami, sto stronzo di Walter ha proposto come parola digitera. Che cazzo è? Cioè, lui... Cioè, quinoa noi la digitera sì. È la accentata, che non ci sono le lettere con gli accenti. Ah, giusto, sarà digiterà. Esatto. Sì. Facciamo una... Sì, mi sa di sì. Sì. Facciamo una partita in tre? Vai, dai. Sì. Assolutamente. Allora... Sì, proviamo anche la modalità scelta del diamo, ridiamo audio al gioco, in effetti. Allora, io sono Neiva. Bene, io sono Assunto. Quindi il primo è Romualdo. Aspetta che abbasso un filo il volume del gioco, giusto così. Devi fare B. Perché okay. È X della sì. PlayStation, sì, è un po'... Bene. Vediamo, da un po' che non gioco. Tu sei Romualdo. Bene, sì. Romualdo in partenza. Sta musica pompa brutto. Anche come estetica. Sì, come estetica c'è un po', cioè, la musica almeno ferra sicuramente ha qualcosa da dire sulle ispirazioni. Che l'idea era un po' di fare una cosa che potesse richiamare sia allo stesso tempo un po' quella che poteva essere, sai, la verve di appunto una vacanza in montagna sulle Alpi, ma allo stesso tempo con una forte componente giapponese. Ho appena notato adesso che c'è il dettaglio del VOD. Esatto, sì, appunto, sì, sì. Parlando di vacanze in montagna. Che schifo che fa il VOD. Allora... Devo concentrare un attimo, vai, perché vai. Il multitasking non fa parte del mio cervello. Allora, possiamo provare. Aspetta. No, ho sbagliato tasto. Bella. Bello, scalpo è molto bello. Sì. Non male. Vai, tocca a te. Tocca a me, tocca forse, sì. Assunto. Sei assunto. Esatto. Ok. E no, comunque per continuare a dire qualcosa sulle musiche, appunto, entrambi siamo molto fan sia di Katamari Damacy, sia di comunque tutta un'estetica. Sarola quando succede questa cosa. Questa è quasi Muzak come spirito. Sì, sì, anche sì. Quella, esatto, anche Super Lounge, sparata a palla. Diciamo un po' riferimento era tutto questo stile Shibuya Ki, no? Che è quello che sta alla base un po' della musica di Katamari, che è il prodotto più famoso in Occidente di quel genere. Poi noi siamo un po' nerd proprio su tutto il mondo della musica giapponese, quindi è stato un tuffo proprio... Quando hai una svalangata di parole è quasi difficile, sì. Tenzone, posso te... Tenzone è bellissimo. Bellissimo. Sì, posso sì, farlo. Sì, puoi farlo. Ti dà anche un sacco di punti, secondo me. C'è la Z. Oh, vediamo. Bam. Comunque conviene più arrivare giù con tanto tempo di avanzo, sì, che prendere i jolly. Ho appena notato. Ah, dici? E il jolly a volte è molto utile perché ti evita quel momento da mi mangio le mani perché... Ho solo vocale. Esatto. O mi mangio le mani perché non posso fare quella... Ho una bella selezione di lettere. Beh, dai, no, abbastanza... di merda. No, però non ho vocali. Quello che hai detto prima ti si sta ritorcendo contro. Esatto. Innanzitutto bisogna iniziare a scrivere qualcosa. Comode. Sì. Sì. Per adesso va così. Sì, un'ottima strategia quella di liberarsi un po' il campo per vedere se poi si può fare di meglio rispetto a quello che si ha. È veramente molto divertente giocato così.
Sì, poi abbiamo messo questa scena delle caramelle per nessun, cioè dei dolcetti per nessun motivo, solo flavor di vedere. Ma è flow del gioco, perché sì, comunque. Sì. No, scusami, altro che per nessun motivo. Cioè, in Mario Kart, se qua alla fine vedere la coppa. Esatto. E poi un po' appunto la narrazione, no? Che di giorno giochi sci e la sera ti trovi a rifugio sul tavolo da gincana, fai le parole, poi ci si divide i dolcetti, proprio una narrazione che poi anche musicalmente abbiamo un po' portato avanti, quindi con lo stesso tema che si sente qua in versione riarrangiata più no ma notturna. Esteticamente avete fatto una caramellina, secondo me dura sta un po' meglio. Però c'ho il jolly volendo, Posso. Va, proviamo. Scosso. Sì, se no. Chissà se la C vale più della A, perché potrei anche fare scasso, spasso. Facciamo spasso. Ah, spasso fa ridere. Sì, sì, sì. È uno spassolo. Spasso è una bella parola. Danilo, non puoi ancora scrivere opossum. Opossum è una parola della Madonna. Bellissimo. Tra l'altro si può giocare anche in... cioè, poi è divertente. Poi facciamo un giro in inglese. Vai, sì, sì. Perché... molto difficile, però. Sarola. E... qua volevo fare voi avete preso un dizionario da nulla male. Male qua. Avete preso un dizionario da GitHub, giusto? Esatto, praticamente ci sono bravissime persone che mettono dizionari apposta per applicazioni o giochi, sia in inglese che in italiano li ho trovate, penso ci siano per... cioè nulla vi vieta tecnicamente di farlo in spagnolo e... esatto, fatelo in spagnolo. Ci sta, ma infatti bisognerebbe solo tradurre i testini che non ci sono così tanti, ma saranno 1500 parole neanche. Sì, sì, sì. E no, assolutamente sarebbe figo. E, allora, tempo, vabbè. E arriva tanto così da petomane, sappilo. Petomane. Madonna, che bello. Lo farei solo per... non posso, però. Puoi fare tempio se vuoi una letterina in più. Giusto, grande ferro. Tempio. O anche tempia. Ah, giusto, sì. Vabbè, dai. Oh, stiamo andando benissimo comunque. Sì, in inglese perché ci hanno detti sarebbe meglio avere in inglese o in italiano e poi mi ha detto boh, tutti e due. Esatto. Quindi in inglese in realtà è un po' meno qua è stronzo. È un po' meno testato perché chiaramente noi l'abbiamo testato più che altro in italiano. Allora, ho il jolly, avrei già mi gira. Una bellissima. Però la Z, la V, verze, no. Ah, sì. Però che mi gira è una bellissima parola. Allora, le Z valgono tanto, ma sì, io potrei fare... vediamo se mi paga questa strategia. Ah, sì. Mezzi, mezzo, mezze. Secondo me tutte le accetta. Sì, sono, le vocali valgono tutte e tre, quindi. Sì. Vediamo se vale, perché non ha lunghezza male. 12, buono. Che gioco frizzante, ciao bibita frizzante. Che dice... ciao bibita frizzante. Ok, sono passato secondo, ma c'è ancora l'ultimo lui, round, primo. Esatto. No, assunto sei tu. No, ah sì, assunto sono io.
Tu sei Romualdo. Esatto, Romualdo adesso andrà a fare un grande recupero, si spera. E si schianta subito. Il suono di Paperissima che abbiamo messo quando cadi. Sì, in una fase di testing c'era un bug bellissimo dove questo suono si buggava e quindi era solo questo fischio, tipo qualsiasi cosa facessi, ed è stato un momento molto divertente. Quanto sarebbe difficile fare... Vabbè, in realtà, senza stare fare lo sbattimento procedurale, ma potreste mettere altre 10 piste. Quello sì, infatti. Se, allora, procedurale super mega sbatti. Sì. Sì. Magari, cioè, in chat c'è un genio del procedurale che ci dice te lo faccio io e assolutamente lo facciamo. Però sì, ci starebbe mettere tipo almeno 9 piste, così, visto che sono 3 livelli, ne hai sempre una diversa e non si ripetono le stesse 3. Questo sì, è solo... Sono difficoltà, vorrei usare l'H, ma è un po' difficile con... Non usare l'H? Invece no, ragazzi. Chiappe. È proprio così. No. Chiappe è veramente bello. Ma non hai l'A? Ha! Cippe! Cippe, sì. È già stato proposto, visto, ovviamente. Però non abbiamo più la lettera. Azzo. Facciamo per me proprio Pio, proprio così per... per rispettare... Esatto, quando la procrastinazione porta un po' troppo in là. Assunto sono io. È bello anche Pippone. Pippone. Purtroppo mancava una. Pippone era veramente notevole. Power move. Ok. Cazzarola, qua è difficilissimo. Non mannaggia a me. Minchia. Fatto tutto. Maestro, sì, sì. E il fatto è che quando diventi un attimo abile a scendere, devi anche vedere la lettera e dire mi servirà quella lettera. Devi ragionare, devi iniziare a ragionare, esatto, sulle robe che puoi scrivere. Esatto. Quindi, oh madonna, tenente. Tenente, grande. Oh, non so se esiste il ritenente. Così fai. Bellissimo. Tenente è molto bello. Sì. Dicono gioco giustissimo per Zona Warpa. Voi sarete a Zona Warpa a Milano, senza dubbio. Yes, assolutamente. Ma è una roba che non abbiamo detto, che sicuramente gli estimatori del canale avranno già apprezzato, e che, diciamo, la parte di discesa è, diciamo, copiata da slalom per Commodore 64. Ma infatti, cioè, noi siamo dei grandi scimmiati di... Sì, c'era gente che chiedeva perché non l'avete chiamato Slalobeo, che era un nome bellissimo. Bello, non ci ho pensato. Però per il nome abbiamo pensato come avrebbe potuto chiamarsi nella cassettina dell'edicola questo gioco, e Gincana, non so. No! Volevo scrivere povertà, perché pover? Povero. Volevo fare povertà, avevo il jolly della T. Cos'è? Vedi che qua i controlli ti hanno un po' fregato, infatti. Sì, è vero, ok. A livello di UX, il controller può migliorare. Ha vinto Assunto. Ha vinto Assunto. Ci facciamo una partita in inglese? Facciamo in inglese. Molto molto fico. Mi sono giocato la vittoria con questo errore. Sappiamo che sono un vero. Dai, in inglese inizio. No, aspetta. Inizierò io. Vediamo come sono i nomi in inglese. Sono sempre in italiano. Io sono Marana a sto giro. Allora io sono. Che dà un po' un flavor italico. Esatto. Un po' vintage, da telenovelas. Sì. Esatto. Telenovelas sono più sudamericane. Eh sì, però è un bello sceneggiato. No, pirla! Sceneggiato nei Rai. Esatto, un posto al sole, ma in montagna. Beh,
una nota località sciistica che è la Aprica. Aprica vuol dire esposta al sole. Ah, perfetto. E tra l'altro noi, tipo, non so, Ferratum, io non sono mai andato a sciare. Neanche io. Ho desunto tutto questo tipo di sci, nemmeno io. Nexus. Cosa vuol dire? Nexus è un calco latino. Ok, sì, mi va bene. Il fulcro, cioè è okay. Diventato inglese, però tecnicamente è il fulcro. Ah, in latino, ok. Sì, sì. Per me il Nexus è quello di Demon's Souls, ovviamente. Beh, sì. Si mi sa di parola di... È l'hub di gioco. O League of Legends, tutte queste robe qui. Devo dire che è la prima volta anche che lo giochiamo così intensamente in browser e comunque sì, sta funzionando abbastanza smooth. Sì, sì, sì. Ma secondo me averlo nel browser è molto potente perché lo linki alla gente e ci gioca in ufficio. Cioè noi dobbiamo lo scopo del videogioco, lo scopo di Zona Warpa, ricordiamo, è ridurre il PIL italiano. e evidentemente sta funzionando perché... Sì, sì. Oddio. Sì, è tipo un gioco flash adesso. Siamo in inglese, ricordiamo. Sì, sì. Cazzo. Quanto mi vale la K? Non capisco, però io farò. Kane. Ah! È dura in inglese, Commander King, sì, è molto dura. Sì. Confermo, Sick Fresh, confermo per quello che riguarda la diminuzione del PIL che mi state distraendo dallo smart working. È esattamente questo. Sick Fresh, sappi che ogni volta che voi, pensando a noi, invece di lavorare, oziate un pochettino, il nostro scopo nell'umanità ha fatto un passo avanti. Ma dico che poi è sfiziosello da guardare sto gioco, perché a Brunetta non piace questo videogioco. Hard finish. Alcuni nostri amici ci hanno detto: ma come facciamo a seguirvi? Cioè, dobbiamo lavorare. Noi abbiamo detto: ma cioè, non lavorare. Ma è esattamente quello. Allora, farse, esiste questa parola? Sì. Giusto? Tipo farsa? Farse. Non so perché mi è venuto in mente, ma ci stava. Sì, sì. Perché c'ha un'assonanza, forse. Però sei veramente difficile in inglese, anche... Cioè, io almeno personalmente sono anche abbastanza abituato a pensare in inglese. Ma scarabeo in inglese... Esatto. Vedendo le lettere sparse così è veramente tosta. Ma vedi, anche è un modo divertentissimo per studiare una lingua con un bambino. Io insisto, ci passo qua. Sì, sì, power move. E tra l'altro un mio amico che insegna alle elementari in provincia di Mantova ha usato Gincana tipo per passare 2 ore di laboratorio tecnologia. E ha detto che i bambini si sono scialati come dei pazzi. Hanno giocato anche in inglese i bambini di 7 anni. Quindi allora, per le nuove generazioni è tutto fattibile. Io inizio a scrivere. Potrei scrivere Grouse, che è molto bello. Cosa vuol dire? Questa non la conosco. Grouse è il non è il tacchino, è il... tipo la faraona. Bravo. Ah, passavo al tacco delle scarpe. Ah. Ma questa è una parola buona, dai. Sì. Solo 7? Perché in inglese hanno dei valori diversi le lettere. Certo, e beh, giusto. Sì. Tipo, ovviamente la... Forse la H vale un po' di meno perché è molto usata, diffusa. Esatto. Sì. Ho visto che la J valeva abbastanza prima, quando stavo schimmando
stai provando la tattica di non prendere le lettere. Esatto. New meta. No, vabbè, già qua vedo già delle possibilità. Eh sì. Beh, Eden. No. Wyden. Ah, Wyden. Wyden è molto bello. Intanto iniziamo a mettere Wyden. Chiedono provincia di Mantova dove, se riuscite a sapere. Insegna a Brusatasso, che non vogliamo sapere cos'è successo in Brusatasso. Vabbè, ma è uno di quei allora ci sono dei nomi tolkieniani in Italia. Sì, sì, anche Magna Cavallo vicino. Sì, vabbè, allora il sud della Toscana vince tutto, perché c'è Biancastagnaio. Anche io personalmente vengo da Ferrara e vicino a Ferrara c'è Ponte Lago Scuro. Ponte Lago Scuro è proprio uscito da Hobbit. Vai, no, vai, no hit. Cazzo. No hit da un ulteriore bonus? No, magari. Ah, dove metto? Magari, oh, cazzo sì, magari, sì. Cioè, se lo vuoi puoi fare, se non c'è, avete fatto voi. Magari. Contatterò gli sviluppatori. Esatto. C'è anche un paese che si chiama Tre Palle, assolutamente, i cui abitanti sono noti come fenomeni. Era la battuta preferita di mio padre. Allora, dimmela. Rupture. Bella. Bellissima. Qua faccio U. Ah, qua non va avanti da solo. Sta. Tu. No. No. Niente. Perché non vanno più giù? Ah, perché non ce ne stanno più. Ma che sono? Bug. Bella, ragazzi. Mi è trovato un bug. Ruse. No, ma come non esiste? Esiste Ruse, no? Sì, tipo... sure. Giusto. Sì, se vuoi mettere qualcosa di... Però c'è... Tipo Ruse, tipo furberia. Sì, Ruse. Ruse doveva esserci, secondo me. Non ci fosse. Secondo me doveva esserci Ruse. Notare l'altezza delle pile di dolcetti parecchio più bassa di prima, però. Beh. Marana è in testa. Due mi piacciono. Olino. Allora, ho già Street. Sì. Grit. Ho Streets. Bello. Streets, sicuro. Allora. Un punticino in più non fa mai male. Non, mi stavo chiedendo se ci fosse qualcosa di più dannoso che potessi fare. Una cosa anche che abbiamo notato comunque è che in inglese, per come sono disposti i punteggi, si fanno meno punti che in italiano. Beh, ci sta. Forse sono anche parole più corte. Esatto, perché comunque sì, l'inglese almeno così, pensandoci in un secondo. Mi ricordo se ho tarato Walter più basso in sì. Inglese. Sì, forse sì. Secondo anche... me Walter è tarato più facile in inglese. Sì, perché no, era molto difficile. Almeno per noi che siamo sviluppatori italiani, ovviamente. Perché Walter, cioè, il nemico... C'è un disastro intanto, ragazzi. Sì che c'è la X in inglese. La X c'è sì, in inglese. Sì, in inglese ci sono tutte, anche JK, eccetera, mentre in italiano non ci sono perché anche lì abbiamo seguito le regole, cioè, diciamo, il pool di lettere dello scarabeo originale. Hai inerente alle maree, tidal. Ah, esatto. Bello. Tidal. Mi sa che andrà. Ah, è quello che vuol dire quel servizio di streaming. Esatto, perché ci sono le waves. Ah, giusto. Ci avevo pensato. Beh, bel nome però. Ma Kanye West è un coglione, ma sì, è un grande artista. Condividiamo la tua idea, insomma. La mia analisi del fatto che è un coglione. Fatto, esatto. Cioè, ma poverino, una persona che ha bisogno di aiuto, Kanye West, che è anche un genio,
e che però ogni tanto ne dice di veramente sì, abbastanza inguardabili e indifendibili. Però sulla musica gli abbiamo voluto un sacco di bene. Sì. Beh, ha fatto, io lo ammiro moltissimo a livello musicale, perché ha fatto una cosa impossibile: ha preso uno di quei pezzi sacri del rock che non andrebbero toccati, che è 21st Century Schizoid Man dei King Crimson, e ha fatto un pezzo di 1 minuto e mezzo con un video incredibile. Allora, vabbè, c'è Wait, facilissimo. Gain, puoi quasi scrivere Wu-Tang per stare in tema, però non te lo prenderà mai. Gain. No pain, no gain. Esatto. Sto perdendo poco gain. Allora io adesso vi propongo, senza farci aiutare dalla chat e senza aiutarci a vicenda, sì, sfidiamo Walter Hard e poi chiudiamo. In italiano o in inglese? Lo sfidiamo in italiano, sì, Hard in italiano. Sì, sì. Ho vinto. Grande. Marana ha vinto. Allora, giochiamo in italiano, nuova partita, affrontiamo quindi in 3 Walter. Chi vuole fare la prima parte? Sì, sì, nel senso una parola a testa, sta, sono 3 round, senza comunicare tra di noi e senza guardare la Madonna. Chat. Madonna, ansia, va bene. Chi vuole iniziare? E vai, inizio io. Così vi lascio a voi la... Questo dettaglio Mario Kart della musica che si velocizza molto bello. Ciao Enzo il Pacifico, stiamo giocando a questo gioco che si chiama Gincana, fatto da loro due e più una terza persona che però è a sciare. Esatto. Allora, cercare di non dare consigli. Eh sì. Ah dai, datemi consigli. Eh no. Vorrei usare la Z. Però... C'è pozione! Va bene, possiamo collaborare. Sì, dai. Altrimenti... Qua si ferma il tempo. Perfetto. No! Pozzi. Pozzi, pozzo. Pozzo. Un po'. Pozzizzo! Pozzizzo! Panic. Raga, mi sa che dobbiamo ricominciare. Ricominciamo. Perché... Vai. Pozzizzo, no, è una posso, bella parola. Posso fare... Ah, vabbè, vai. Ho brute forzato. Dai, ricomincio io contro... Sembrava ci fosse pozioni. Sì. Sono entrambi laureati in informatica? No. No, no. Design della comunicazione. Tutto è un ambito che a volte si interseca, ma diciamo... Sì, abbiamo avuto dei corsi di light programming, esatto, però... Poi in particolare in realtà tutti e due abbiamo fatto una tesi magistrale in ambito videogiochi comunque, sì, quindi abbiamo studiato in ambiti diversi un po' il medium. Dai, non così... Sintesi forse? Sì.
No, ma no, 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 non ci sono. Però sante, sante. Allora, se io prendo una R possiamo fare strette. Mm. Sì. Che è bello. Sì. Dovrebbe dare anche un po' di punti, secondo me. Oddio, forse non così tanti. Che sono tutte che valgono un po'. Però la lunghezza, il bonus lunghezza. Sì. Ce lo dovrebbe dare. Fa ridere, tra l'altro, il bonus lunghezza. Vediamo. Sì, sì, te lo dà perché c'è lo spazietto, sì, sì. Vai, Fiera. E adesso arriva lui. Che farà? Siamo hard. Disegnaste! Sì, 15. Madonna. Ci ha veramente fatto del male qua, sì, Walter. Sì. Se vinciamo a difficile, poi abbiamo riceveremo una coppa extra lusso rispetto a quella che si prende di solito. Quindi... Veramente io vi faccio i complimenti, perché fare un gioco così di senso compiuto in così poco tempo e con questa unità stilistica, secondo me, è notevole. Grazie. No, grazie, anche noi siamo contenti. Cioè, comunque diciamo che un po' mantenere unità stilistica così, diciamo che è un po' il nostro lavoro, quindi l'abbiamo applicato con più il fatto che era una roba nostra e quindi... E qua facciamo un sacco di punti, scusate. Vai, vai! Quadrata! Grande! Quadrata, mamma mia, gol in rovesciata. Oh. Vai, Walter, Walter, piangi. Walter, piangi. Sdoppiare. Anche lui, anche lui non l'ha toccata piano. Però sì, l'abbiamo fatti più noi. Sì, sì, sì. Adesso Nico devi fare proprio no pressure. Esatto, ma... allora dovete aiutarmi sulla parola perché io sono scarso su quello, però... Dai che la mia... Però guarda, siamo solo in svantaggio di 3, ci sta. Allora, può giocare anche la chat con noi qua. Vai, sì. Molto bene. Il jolly, allora, comunque, diciamo, a questo livello di difficoltà è abbastanza, abbiamo notato, utile, sì, per riuscire a battere questo infame. C'è subito Sumeri, però non basta. Ok. Rumorose? Sì. Rumo... Rose, però aspetta. Ciao indietro. Enzo, buona giornata. Rose. Vado? Vai. Dai, non è male. Così, non è male. No, 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 infatti. Vai. Vediamo cosa fa. Però ah? Abbiamo. Mi sa che ha vinto di due. Di due punti. Sì. Cazzarola. Siamo difesi bene, però. Sì, 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 sì. E niente, ci sta tipeggando. Ah, mi piacerebbe vedere la run di Walter. Però no, avete fatto bene a fare... Così, è che arriva un po' dal nulla. Ah, la sua run. Ah, arriva sì, un po' dal nulla la parola di... È che, diciamo, per come l'abbiamo proprio programmato... Lui... È un gioco multiplayer, dai. Sì, sì, esatto, ma... Tipo, lui sceglie una parola a caso da un suo dizionario e te la sbatte lì, no? Cioè, quindi sarebbe stato figo simulare tipo una discesa, però... Sì, diciamo che comunque la parte single player è stata aggiunta dopo come tappabuchi, perché altrimenti come prodottino da mettere su Itch devi essere... Cioè, multiplayer locale sappiamo che comunque è difficile da portare a termine. Sì, quindi esatto, abbiamo detto un po' più situazionale. Esatto.
cioè diventa proprio un party game. Esatto, appunto. E quindi abbiamo detto mettiamoci anche un nemico, e alla fine è diventato quasi la mascotte del gioco. Esatto, siamo molto contenti anche la caratterizzazione che alla fine è uscita a livello di personalità. Di... Sì, a me fa molto ridere. Va. Si può provare da subito. Dite subito dove. Allora è su itch.io. Basta che cerchi Gincana. Ci sono credo due risultati. E il nostro è quello con la grafichina che sembra questa qui. Esatto. Oppure cerchi Villa Delfina sempre su itch.io o su Twitter, Instagram. E trovi un link. Adesso ve lo metto facile. Subito in chat. Tuffe. Ma come non è nel dizionario? Footer, sì. In inglese poi è bella, cioè c'è sempre il trucco di mettere la S finale in più. Certo. Per fare che tanto va bene. Come ha fatto lui, parole. Fra l'altro. Disagrees. Comunque complimenti, il gioco è davvero divertente. Aspetta che ve lo faccio in tempo a linkare. Perché lo potete giocare, potete scaricare, è su Itch. Io vi, come sempre vi invito a payare, a pagare quanto volete su Itch. Ma la cosa bella è che lo potete anche giocare nel browser. Quindi voi potete già iniziare a produrre di meno da oggi. Esatto. Poi quando il vostro capo passa dietro, con un alt tab potete nascondere prontamente il vostro operato. Beh ragazzi, ma voi siete troppo giovani, ma non fate in tempo a ricordarvi, nell'era dei primi video, cioè dei primi on computer negli anni 80, spesso i giochi avevano la boss key che faceva apparire dei fogli elettronici sullo schermo. No, è una roba vera. Quelle robe tipo il tuo capo odierà questo sito, come tua moglie odierà questo sito. Allora, mood. No. Ce l'ho. È una bella parola. Ah, bella. Ok. Potrei Remover. Anche fare. No, facciamo remover. Perché non vengono già tutte le parole? No, non volevo fare. Ah! C'è spazio. Non so, c'è un. No. C'è un bugghetto per cui non scendono bene sì, le parole. Non puoi cancellare più. Okay. Prova a fare invio così ti scendono. Prova a fare accetta la parola. No. Che è successo? No, hai skippato il turno. Sì. Su questo ci devo guardare. Questo è un bug. Sì. Non c'è più spazio. Non c'era mai capitato questo. Forse perché tipo le duplica sotto e quindi vede che non c'è più spazio e non le mette più. Questo va fixato. La felicità di riaprire il progetto. Vabbè. Questo va fixato, sì. Sì. Perché Uber c'era, ma io avrei fatto Remover, che era ancora più letteroso. La Z vale tanto anche in inglese? Sai che penso di sì. Sì, non è tanto comune la nota comunque. Bella. Comunque no, sai che non ho idea di come funzionino i salvataggi quando giochi in browser. Cioè perché in realtà mi ha tenuto sarà un cookie. Sarà un cookie forse. Sì. Allora, potremmo fare Hazel, che è molto bello. Sì. Fuse. No, io voglio usare la Z. Fuse. No. Fuse con la S, sì. Forse. Sì, ah, sì, con la S, quello, sì. Il Fuse di... Ah, quella, sì, esatto, sì. La versione capitalista. Facciamo l'H, che l'H comunque vale 3, quindi... Sì.
Hazel. Vabbè, non è male. Sì, sì. 11. Bene, quando si dice quello è che abbiamo fatto più punti di lui. Ultima parola? Sì. Sì. No, è la terza. Era la terza, sì. Ha vinto lui. Ah sì, era l'ultima. Sì, perché ne ho saltato uno. Ah, già. Comunque, una partita tira l'altra e questa cosa è notevole. Veramente consigliatissimo per ignorare il vostro lavoro oggi. Gincana, Villa Delfina, Zona Warpa nasce per... Guarda, posso anche parlare qua. No, Zona Warpa nasce esattamente per annaffiare questo tipo di terreno, per fare emergere queste cose e per fare in modo che l'autoproduzione, il DIY, l'underground non siano più un diminutivo, ma siano una caratteristica desiderabile, perché comunque a me prende bene giocare a questo gioco sapendo come l'avete fatto, sapendo che l'avete fatto voi, sapendo che se lo compro su Itch vi posso supportare concretamente e sapendo che se voi venite a Zona Warpa poi parlate con la gente, certo. E il tipo di esperienza che avete voi è preziosissimo, perché spesso c'è un sacco di gente vuole fare videogiochi ma non sa da dove si comincia. Sì, sì, sì. E così giochi come Gincana è il terriccio necessario per far spuntare splendidi fiori, esattamente. Quindi vi ringrazio per essere stati con me, seguitemi oggi su Livello Segreto e stranamente anche su Instagram, perché metterò in vendita la maglietta, ce ne sono solo 50 e ci vediamo forse questa sera con uno stream di Bellotta e Dan e con sicuramente domani mattina e domani sera.